Sono veramente estasiata da cotanta bellezza. Luca, adesso mi devi raccontare tutto di questa meraviglia. Diciamo che è un hotspot della biodiversità, ma con una biodiversità molto particolare. Parliamo di piante succulenti, quindi sono... ed è anche una delle collezioni di piante grasse più importanti in Europa. Ecco, questo è molto importante. È difficile poter visitare un posto e trovare queste piante anche di questa dimensione all'aperto in Europa. Quindi questo ci rende unici, è frutto logicamente di una passione lunga, di cui parleremo anche forse dopo, e che ha cambiato un po' la vita di tutta la famiglia nella realizzazione, perché parte nel 2001 con 5 anni di lavori a porte chiuse per trasportare questa collezione in questo luogo. Perché dov'era questa collezione? Era tutta posizionata sopra la villa a, diciamo, 50 metri di distanza, però puoi immaginare che trasportare piante di questa anche dimensione... Anche perché guardiamole quanto sono alte, quanto sono grosse, insomma, è stato imponente. Un gran lavoro, ed è stato anche un investimento molto alternativo nel turismo, da un punto di vista anche di sostenibilità, è anche visto come investimento turistico, perché poi alla fine noi dopo 10 anni di apertura siamo riusciti a diventare, diciamo, un punto di attrazione per l'isola, che ha giovato anche a tutta l'isola. Luca, che varietà di piante ci sono in questo giardino? Noi parliamo comunque di piante succulente, dal latino succus, e sono tutte quelle piante che hanno la capacità di trattenere più acqua del dovuto nei loro tessuti e per utilizzarla nei momenti di bisogno. C'è da dire che mai come in questo momento, insomma, infatti potremmo dire perfette. Potremmo dire sicuramente che è un giardino a risparmio idrico, quindi che va incontro alle esigenze, diciamo, del momento. Esatto. E molti non sanno che le piante succulente sono molto più frequenti di quelle che si pensa. Magari molti immaginano solo le cactacee, ma per esempio anche tra le orchidee noi abbiamo, tra le 20.000 specie, il 20% sono succulente, e sono molto più di quelle che si pensa. Vedi qui, per esempio, ecco, noi abbiamo il risparmio d'acqua nella foglia, quindi sono tutte quelle piante che al tatto con le dita ci danno quel senso di carnosità. Senti Luca, ma questo sembra, non so, un muro di cactus, o che piante sono queste? Sì. Qui mio padre ha voluto riprodurre come in Messico a volte dividono le proprietà, ed è il Paganoi, ma ha detto anche un cactus di San Pedro, perché a quanto pare ha fatto vedere a molti messicani le porte del paradiso. Ah sì? Perché ha delle proprietà... diciamo tossiche. Per esempio, questo qui che cos'è? Questa è una pianta molto interessante, un espostoale. Con la neve sembra, sì, no? Riesce a vivere grazie proprio a questa peluria fino a 3.000 metri di altezza nelle Ande peruviane. Scusami, e questo che cos'è? Guardate un po', sembra quasi un frutto. Molti non sanno che effettivamente, specialmente le cactacee, producono dei frutti. Cocktail che serviamo, sì, come no? Questo si può mangiare come un fico d'India, ha un sapore molto fresco e, diciamo, delicato, direi. Vedi? È anche un profumo, devo dire, delicatissimo, buono. La cosa interessante è che queste piante, grazie al fatto che attraverso una talea riescono a riprendersi, noi non perdiamo mai piante, quindi non facciamo altro che aumentarle. E questa è stata anche la fortuna per cui mio padre è riuscito a portarle qui. Come si chiama? Giuseppe, o Giuseppe. Peppino per gli amici. Peppino, dove sei? Peppino! Finalmente Peppino e la sua signora, buongiorno! Quindi tutto inizia da lei? Sì, molti anni fa il mio hobby si trasformò in passione, e da questa passione poi ne è uscita questa creatura. E come mai proprio le piante succulenti? Ma le piante succulenti hanno un metabolismo completamente diverso, che con questi cambiamenti climatici hanno trovato un vantaggio. Eh sì. Tipo, per questo, il dragonfrutto oppure la pitaia.
Che frutto è questo? Il nome scientifico è Epiphyllum grandiflorus. La signora, anche lei è appassionata di queste piante, di questo giardino. Forza delle cose, poi. Appresa a lui, sì. Oltre sì. Che del marito, poi. Sì, sì, questo no? È stato l'inizio, insomma. Lei è un po' succube della squadra. Beh, però direi una cosa c'ho veramente bellissima, no? No, ma mi sono anch'io molto appassionato e appassionata e... Insomma, vado con lui per il giardino, dico sempre dovrei avere con me un coso per registrare tutto quello che dice, perché sì. Dice tante cose. No, papà non ha detto che comunque questa passione nasce negli anni 60, quindi qua parliamo di un qualcosa che parte tanti anni fa, ed era marinaio di lungo corso, un po' prima di conoscere mamma. Io passavo Panama ogni 3 mesi, mi navigavo. Caspita! E quindi sul West Coast Pacific ero di casa, toccavamo un porto ogni 2 giorni, ogni 3 giorni, e io non facevo altro che raccogliere semi e talee e portavo a casa. Già allora? Non l'avremmo mai fatto questo, se i tuoi figli nostri, l'altro dove sta? Se loro non ci fossero stato al nostro fianco, perché noi avevamo già una certa età quando abbiamo iniziato, quindi senza di loro non... Quindi che bello, sì. Questa è una storia di famiglia. Sì. Ah, la famiglia al completo, davvero, anche con questo meraviglioso cagnolino. Ce n'è anche un altro? Sì, sì. E poi ci ha raggiunto anche Chris, che è l'altro figlio, e mi pare di capire che anche tu, visto la tenuta quasi da giardiniere, sì, sei un grande appassionato, insomma, di questo giardino. Sì, mi sono legato alla passione di mio padre, quindi sto tutti i giorni a fare aiuto. Allora, questa è la parte che più mi emoziona, perché... più consona alle loro aspirazioni, quale per esempio il terreno è sempre un po' scosceso, sì. L'acqua non ha mai la possibilità di appantanarsi, anche se negli ultimi tempi non piove più, però in principio quando 15-20 anni fa siamo partiti, questa situazione li ha favoriti per fare in modo che le piante non marciscono. Ma che bella pianta di mango! È una pianta che è stata messa qui nemmeno 10 anni fa, è andata benissimo, ci fruttifica, fa 40-50 kg di frutta ogni anno. E 20 anni fa era impensabile, è solo il clima che è cambiato, aumentando il calore, aumentando... Non avete scuse, se venite a Ischia dovete venire qui ai Giardini Ravino. Grazie. Sono uno spettacolo, davvero.